Ragazzuoli miei, io sono Nevermind, benvenuti in questo nuovo video su Elden Ring. Allora, che cosa vi voglio mostrare oggi? Ci andiamo a prendere lo spadone dei Ceda che si trova qui a Selid. Vi faccio vedere dalla prima fonte come arrivarci. Per chi se lo stesse chiedendo, lo spadone dei Ceda, ragazzi, viene considerata una delle armi più forti, anche grazie alla sua abilità unica, per le build Fede, Forza, Destrezza. Appena raccolta scala D in tutte e tre queste statistiche, ma con i giusti potenziamenti può arrivare ad uno scaling di B in destrezza e C in fede. Purtroppo forza rimane sempre a D. Mi trovo alla fonte terrazza sulla marcescenza, appena raggiunto Selid. Lo spadone in questione si trova all'interno della torre divina di Selid, questa qui. Per arrivarci però, ragazzi, non è così immediato, perché tutta questa parte qui, un pochino più scura, è una specie di canyon, quindi è un crepaccio che non possiamo attraversare con il cavallo. Quindi io parto dalla terrazza sulla marcescenza e faccio più o meno questo giro. Adesso vi farò vedere passo per passo. A parte che la torre ce l'abbiamo proprio davanti, quindi vi basterà praticamente seguirla con lo sguardo. L'unica cosa importante è che, ve l'ho detto, non potete andarci subito qui a sinistra, dovete fare un po' di parkour, alcuni salti con il cavallo. Ci dovrebbe essere un piccolo punto in cui si può saltare, in cui i sassi si avvicinano, eccolo qua. In teoria da qui si può fare il salto e raggiungere l'altro lato di questa spaccatura. Olè. E in teoria qui vicino c'è anche una fonte. Questa torre divina però è un po' particolare, perché ha la parte alta che serve appunto per attivare la runa maggiore, ma c'è anche un percorso da fare tutto intorno alla torre, mezzo a cavallo e mezzo a piedi, che ci portano invece alla base di quella torre. Ma come ci si arriva verso il basso, bisogna fare un pochino di parkour, quindi scendete qui col cavallo. Diciamo che l'obiettivo principale adesso è arrivare sulla parte posteriore della torre rispetto a dove siamo arrivati noi, stando attenti ai vari nemici e a non farci buttare di sotto. Dopo questa seconda scala, arrivati in questo punto, avremo di mezzo questo sasso. Dovete passargli di lato tramite torrente il suo doppio salto in questa maniera qui. Dovete prenderci un pochino la mano. Passate qui in alto, saltino, di nuovo un'altra scala. E voi vi starete chiedendo: Never, ci hai detto che dobbiamo arrivare alla base, tu stai a salire, come funziona? Al contrario? Il motivo, ragazzi, è che bisogna prima entrare nella torre e poi iniziare a scendere. Però non ci si può accedere finché non fate questo percorso qui. Ok, ci siamo finalmente arrivati. Ora iniziamo ad esplorare l'interno della torre e fate attenzione, se ci venite abbastanza presto all'interno dell'avventura, qui troverete dei soldati molto molto forti. Hanno veramente tantissimi HP, ragazzi, e come vedete la gente ci muore tantissimo in questo spot. Questa porta la troverete chiusa. Vi consiglio comunque di ucciderli, perché bisogna fare adesso altri salti. Quindi ora c'è il percorso verso il basso. Vi posizionate in mezzo a queste due colonne, scendete. Percorso comunque abbastanza intuitivo. Dovete adesso prendere questo corrimano sulla destra, scendere su quest'altro ponte che crollerà sotto i nostri piedi. Arrivati qua, ragazzi, è un pochino scivoloso, mi raccomando. Fate attenzione a prendere bene il punto di caduta, perché ogni tanto il personaggio scivola. E adesso il punto un pochino più complicatuccio. Dovete beccare quella struttura lì. Saltate qui. Un po' di rincorsa, saltate su quest'altra struttura. Volendo a distanza potete uccidere quel soldato, oppure pian pianino, saltando su quest'altro corrimano, cercate di avvicinarvi a lui e poi distruggetelo. Ok. Una volta ucciso potete prendere questo ascensore che vi porterà sopra. Questo è molto importante, perché se doveste morire ripartirete dalla fonte, ragazzi miei. Quindi vi conviene prendere questo ascensore, non andare dritti ma salire la scala a destra.
Perfetto, quando avrete salito questa enorme scala vi ritroverete davanti la porta chiusa di prima. A questo punto ci ritroveremo praticamente nella zona da cui siamo partiti per scendere. Dobbiamo tornare indietro, prendere questa scaletta di legno da dove siamo arrivati col montacarichi e non scendere col montacarichi, ma questa volta andare dritti. Quindi da questo lato. Qui c'è un nemico abbastanza forte da superare, questo monaco. Volendolo potete skippare, passare qui di lato su quest'altro corrimano. Seguite qui il percorso. Arriverete a quest'altro ponte, che è uno di quelli che si distrugge quando ci cadete sopra. Fate così. E non c'è il danno da caduta. Arriverete in basso senza la morte, senza morire. Stiamo pian pianino scendendo. Prendiamo quest'altro montacarichi. E voilà ragazzuoli, siamo arrivati alla fonte più in basso. Da questo punto in poi la strada è una sola, quindi bisogna continuare a scendere da queste scale. Come vedete qui la gente ci muore tantissimo, perché più avanti c'è un altro di quei monaci. Questo qui, volendo, visto che sta vicino ad una fonte, potete farmarlo. In teoria vi droppa il suo armor set, che non è male. E non so se droppa anche la sua spada, questa qui, che è presente all'interno del gioco, però non so se la droppa proprio lui. E qui trovate un'altra boss fight. Io non ve la faccio ovviamente vedere, ma la vado ad affrontare. Potete immaginare quello che io abbia ammazzato qui sotto. Abbiamo preso questa armor set veramente originale e particolare. E appena dopo l'arena della boss fight troviamo questa chest con la nostra ricompensa. Lo spadone dei Cida. Come vi dicevo, scala D in tutte e tre le statistiche, però ovviamente migliorabile. Fa danno da fuoco, danno fisico, e la sua abilità unica, Nera Fiamma della Regina, lo rende effettivamente molto forte. Ed eccolo qua ragazzuoli, in tutta la sua bellezza. Proviamolo. Adesso sta a livello 0, quindi sarebbe da potenziare. Non è male, eh? Devo dire che non è male, ragazzi. Ovviamente si comporta come uno spadone colossale, quindi non sarà il massimo della velocità, però hitta abbastanza bene. Lo provo a potenziare. Al più 9 acquisito Cin, Destrezza e Fede, vi ricordo che erano una doppia D anche queste statistiche. Sappiate che al più 10 quest'arma acquisisce B in Destrezza, quindi non è per niente male. Fa veramente un sacco di male. È molto lenta e vi lascia parecchio scoperti, anche perché mentre siete a castare questa abilità avete un pochino di hyper armor, ma il danno ve lo prendete lo stesso, eh. Voglio provarla con qualcosa di ancora più forte. Eccoci arrivati. Calcolate questo nemico, questo gigante è uno dei mossi all'interno del gioco con più HP, quindi non c'è tester migliore. Ed è andato in riposto. Poi vabbè, sta su questo crinale, quindi è pure caduto di sotto. Però i danni ci sono, raga. Ci sono. Ed è morto anche quest'altro. Questa zona poi è veramente un casino. Comunque l'arma si comporta veramente molto bene anche sui nemici più grossi e tankosi. Comunque sia ragazzuoli, io vi consiglio di provarla, perché fa veramente un sacco di male, sia col singolo hit e soprattutto con la sua abilità unica. E se ho sciolto uno di questi giganti, che come vi dicevo ha gli HP più alti del gioco, vuol dire che funziona molto bene. Quindi questo era il video su come prendere lo spadone dei Cida, ovviamente un'arma consigliata per build fede e destrezza, utilizzando anche magari un pochino di forza. Consigliatemi ragazzi, magari se lo state utilizzando, qualche talismano per avere il risultato migliore a livello di danni, perché devo dire che mi sta piacendo veramente tanto. Spero come al solito che questo video vi sia stato utile, in tal caso lasciate un like e iscrivetevi a questo canale per altri contenuti di questo tipo. Noi ci vediamo questa sera alle 8:30 come al solito sul canale Twitch, linkato in descrizione, per andare un pochino avanti nella run Forza Fede di Elden Ring. Se poi avete bisogno di una mano, un consiglio all'interno del gioco, vi invito sempre a partecipare ai vari social, Telegram, Discord, tutti linkati in descrizione per chiedere appunto un aiutino. Io ero Nevermind, vi ringrazio per l'attenzione, al prossimo video. Ciao!